senso che certo, capita. perché vado? Sì, perché diventa molto più avvicinabile anche. Ma devi fare la presentazione tipo ieri? No, no, facciamo solo che iniziamo subito. Tutto il pippone non lo facciamo, no? Sennò... Ok. Di fuori? Ancora? Magari se si mettono proprio avanti così riusciamo a... No, stare... dai, non... Così stiamo più vicino, no? Lasciamo così. Sì, ognuno dove vuole. Sono tuoi? Sono tuoi? Sì, sì. No, insomma io prendo carte e porto, quindi non... Ti ricordi quella cosa che ti ho detto sulla PNL? Sì. Ma proprio... Buongiorno a tutti. Ci siamo, sì. Grazie per essere venuti qui stamattina, anche se il caldo ci fa un po' da... ci rema contro, però noi temerari non molliamo. E riprendiamo il discorso, quindi interrotto ieri, per quanto riguarda il diritto applicato alle nuove tecnologie. E non rubo altro spazio, siamo già in ritardo di 20 minuti, per cui cedo la parola all'avvocato Massimo Medica. Grazie. Questa no, tanto è... bene. C'è qualcuno che non c'era ieri? Quindi devo riprendere... No, sto scherzando. Allora, giusto... Riprendiamo oggi con i reati informatici. Ieri, giusto per fare una sintesi, occorre cultura digitale per essere sul web, per usare internet. Se non si ha questa cultura digitale, internet è uno strumento di comunicazione pericoloso tanto quanto gli altri, se non di più. Mi presento per lui perché era assente, quindi i prossimi 45 minuti sarà in presentazione. No, sto scherzando. Sono Massimo Medica, sono avvocato, mi occupo di ICT, quella è la struttura in cui lavoro con le nostre sedi, insegno informatica giuridica, insomma, capisco, mi intendo solo di questa materia e il resto nulla. Detto questo, cominciamo. Allora, reati informatici. Reati informatici è una cosa abbastanza recente. Considerate che quando ho iniziato io non si riusciva neanche a codificare cosa fosse un reato informatico. In più, l'utilizzo irresponsabile delle strutture tecnologiche da parte degli utenti complicava un po' la vita per tutti. I reati informatici, a partire poi dal 94-95, hanno preso la scena. Oggi è difficile non aprire il giornale e non trovare neanche una notizia che escluda qualcosa legata ad internet. C'è sempre una notizia legata ad internet, all'utilizzo fraudolento dell'informatica, della telematica, del digitale. Alla ribalta è partito... si è parlato molto di internet quando nel nostro ordinamento sono stati inseriti per la prima volta delle fattispecie di reato legate a uso, a intromissione di un sistema informatico, a violazione della mail, della posta elettronica. I reati informatici, da dottrina, quindi da dottrina giuridica, si dividono in due fattispecie. I reati che vengono commessi in danno ad una macchina, quindi a un server, a un computer, quindi violazione di un sistema informatico e quant'altro, e reati che vengono commessi attraverso una macchina. Quindi, ad esempio, la diffamazione online è un reato informatico che poi viene commesso attraverso una macchina, perché io devo avere un computer per collegarmi online e pubblicare qualcosa. Furto d'identità è un reato che viene commesso attraverso una macchina. Il defacement, che abbiamo parlato ieri, cioè entrare in un sito, modificare quella che è la grafica, il contenuto, e quindi farlo apparire in modo diverso, è un danno che viene fatto, è un reato informatico in danno anche di una macchina, perché si va a cambiare l'interfaccia di un sito. È chiaro che queste due fattispecie, non è che la parte lesa è una macchina, quando il danno viene compiuto in danno a una macchina, però sempre è il titolare di quella macchina che subisce il danno e quindi è vittima del reato e persona offesa. Immaginate la cancellazione di un database oppure
quando si sviluppa un software maligno che si introduce in un server per fare un denial service, cioè depauperare le risorse di calcolo della macchina per farla andare in crash, quello è un reato che viene fatto in danno alla macchina. Poi ci sono una serie di reati, un reato che ha una particolare connotazione, perché da una parte viene visto come affermazione della libertà di espressione, dall'altra viene visto come reato. Questo reato ha avuto una vita abbastanza breve e poi è morto da solo. E vi spiego di che si tratta. Dopo i fatti di Seattle e un po' prima di Genova, dei fatti del G8 di Genova, prese piede il cosiddetto net strike. Che cos'era? Questo era il net strike, era una protesta che veniva fatta in rete da parte delle persone che avevano un'opinione diversa da altre, quindi cosiddetti dissidenti. Questo è stato net strike, alla lettera si traduce sciopero della rete. In pratica è stato pensato questa attività, che nasce non come reato ma come forma di protesta, da parte di alcuni filosofi e umanisti, sia europei sia americani. Quelli italiani erano il professor Tozzi di Firenze e anche altri giornalisti, mi pare all'epoca erano del Manifesto. Loro dissero: così come nella vita analogica le persone possono scendere in piazza per manifestare il proprio dissenso, sul web come possono farlo? Come possono manifestare il proprio dissenso scendendo in piazza? L'effetto di scendere in piazza per manifestare il proprio dissenso comporta evidentemente creare un disservizio alla comunità. Si bloccano gli autobus, si bloccano le strade, la gente prende informazioni. Chi protesta oggi? Per esempio, noi a Roma c'è uno sciopero sì, un giorno sì e l'altro pure. Ogni giorno si dice: oggi chi sono? E si dice questo. Poi ci fai l'abitudine, non lo domandi più, però capita. E quindi, così come 1.000, 2.000, 10.000 persone scendono in piazza per fare un corteo manifestando il proprio pensiero in dissenso per qualcosa, è stato pensato: se 1.000, 2.000, 10.000 persone si connettono tutte, si danno appuntamento tutte per visualizzare un determinato sito, tutte lo stesso giorno, lo stesso minuto, lo stesso secondo, cosa accade? All'epoca le risorse tecnologiche non erano abbastanza spinte come sono adesso, quindi non avevamo banda larga, non avevamo server sicuri, quindi quello che accadeva era di mandare in crash la macchina. Quindi la macchina si bloccava e questo veniva fatto, veniva comunicato su newsgroup tramite mail, tutto quanto, e si dava un appuntamento: protestiamo contro il G8 di Genova alle ore 11, ora italiana, del giorno maggio, tutti ci collegheremo a quel sito. Chiaramente il sito, arrivavano una marea di chiamate contestuali in quel minuto e andava in crash. L'obiettivo era quello di mandare in crash una determinata risorsa governativa. All'epoca le macchine poi ci mettevano 24-48 ore per riprendersi, quindi il net strike, lo sciopero della rete, era quello di mandare in crash la risorsa governativa e creare un disservizio. Chiaramente la stessa ipotesi è quella che noi troviamo come reato nel cosiddetto denial of service: simulare tantissime chiamate a una macchina per mandarla in crash. Adesso è molto più difficile, considerate che per mandare, adesso immaginate Facebook, ecco, si collegano 500 milioni di persone contestualmente da ogni parte del mondo, la macchina non va in crash. Ma perché? Perché è stato sviluppato un sistema di rete circolare in cui quello che noi vediamo su Facebook non è su una sola macchina, ma è su 50, 100, 500 server complementari tra loro, che permettono all'unica piattaforma di comunicare. Quindi è cambiato il sistema. Mentre prima
i server erano allocati su una sola macchina, quindi attaccavi quella macchina, avevi attaccato al 100% tutto il sistema, oggi il sistema è posto su diverse macchine, quindi è difficile mandarli, è impossibile mandarli in crash, a meno che non siamo nell'11 settembre del 2001, in cui per 45 minuti, dalle ore 9:15 ora locale di New York, 15:15 ora italiana, per 45 minuti, la dorsale transoceanica che collegava gli Stati Uniti con l'Europa del web andò in crash, perché i due server principali che gestivano la connessione andarono distrutti col crollo delle Torri Gemelle. Questo portò chiaramente per 45 minuti si fermò tutto il mondo, web si bloccò in tutta Europa, le macchine automaticamente erano state progettate per quelle cose che impensabili, se si dovesse bloccare tutto si trasferiscono su un'altra macchina in un'altra postazione e quindi poi ripartono. Questo è avvenuto nella pratica, era stato ipotizzato prima. Quindi poi i sistemi di sicurezza non sono stati implementati per far sì che se una macchina si blocca, automaticamente riparte un'altra macchina da un'altra parte e quindi il sistema viene garantito. Ritornando al NetStrike, che cosa accadde? Che siccome era simile a un attacco di denial of service su una macchina, fu ipotizzato il NetStrike come reato e si cercò anche di ostacolarlo in sede comunitaria. Chiaramente c'era chi diceva noi vogliamo manifestare tutti insieme lo sciopero collegandoci sul sito, dall'altra parte diceva sì, però tu commetti un reato. Alla fine la lite si è risolta col fatto che la stessa tecnologia, autoimplementandosi, ha fatto sì che il NetStrike in realtà è difficilissimo oggi da operare e quindi il problema si è risolto da solo. I crimini informatici riguardano il terrorismo. L'attacco alle Torri Gemelle ha avuto una forte progettazione online. Si trasferivano i piani di volo, le informazioni attraverso le semplici email, mail che vengono comunque monitorate, controllate dai servizi segreti e quant'altro. Ma allora come mai queste persone sono riuscite a scambiarsi le informazioni? Perché hanno usato un sistema antichissimo che è la steganografia. È la steganografia? Sì. Che in pratica significa celare un testo, un'informazione all'interno di un'immagine. Quindi tu mandi l'immagine che è un panorama, una fotografia. Chi lo riceve sa che all'interno c'è un testo, decifra quell'immagine e appare un testo. Quindi in pratica è difficilissimo accorgersi che all'interno ci sia un'immagine, un piano di volo, piuttosto che l'accordo per attaccare una determinata caserma, o un'immagine pedopornografica, perché in realtà appare un'immagine che può essere, che è lecita. Come si fa ad accorgersi che questa fotografia all'interno contiene invece un'informazione illecita? Bisogna avere una macchina capace di analizzare il codice binario all'interno di quell'immagine e vedere che c'è un picco di difformità e quindi immagina che ci sia all'interno un qualcosa di diverso e quindi poi si può non arrivare, perché quando è cifrato bene con una chiave molto forte, ci vogliono dai 5 ai 15 anni di lavoro per decifrare, senza avere la chiave di decifrazione, un determinato elemento. Quindi ricordate, ci fu un attacco delle Brigate Rosse e una sparatoria sul treno tra Bologna e Firenze anni fa. Vi ricordate la Lioce? Perfetto. Lì trovarono un palmare. Nel palmare erano cifrate determinate informazioni. Chiaramente gli arrestati non hanno mai dato la chiave di cifratura per decifrare quelle informazioni, sono passati 15 anni, non si è saputo nulla, ancora se
in laboratorio e stanno provando a decifrare quelle informazioni, forse ci vorranno ancora un 5-6 anni e poi sapremo che cosa c'è all'interno. Quindi è abbastanza complesso. Considerate che anni fa ci fu un caso molto particolare in cui in Svezia il bibliotecario che aveva la password del sistema dell'indice di tutta la biblioteca svedese a Stoccolma, la mattina recandosi al lavoro è morto. Lui aveva la chiave di decifrazione, in Svezia hanno assunto dei cracker, degli hacker, dei pirati informatici, ma non sono riusciti a ridecifrare perché il sistema era sicuro. Quindi questo cosa ha spinto? Ha spinto anche tutti noi che non sappiamo, come ho detto ieri, dopodomani, che cosa potrà accadere col web, ad adottare delle misure preventive e cautelative per riuscire ad andare avanti poi con eliminando gli incidenti. Quindi, steganografia. Quindi Echelon non lo riesce a... No, quello che Echelon, quando si parlò che la CIA avesse sviluppato un software che controllasse tutto e di più. In realtà alla fine c'è stato, perché gli scandali di 2 anni fa hanno detto che noi eravamo tutti controllati. Io mi ricordo che ho scritto un articolo dicendo, chiedo alla NASA, perché poi passava attraverso la NASA, ho detto, siccome ho perso l'allegato di posta, non è che nel vostro backup ve lo trovate, però chiaramente era una cosa simpatica, però in pratica loro che facevano? Siccome la mente umana è poi quella che è capace di fare un'analisi sul contenuto, loro facevano il backup di tutti i dati possibili e immaginabili. Immaginate che ora, come Big Data, si parla di... il terabyte ormai è superato, si parla si inventano parole a livello tecnico che vanno a identificare dati che noi avremo come mole fra 2 anni, 3 anni, 10 anni. Il pentabyte. Cioè, dopo il terabyte abbiamo il pentabyte, poi abbiamo dei nomi, perché poi è la comunità degli informatici che si mette d'accordo su degli standard. Come chiameremo i miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di byte? E quindi ci si inventa, allora chiamiamo Giuseppina, no, Giuseppina non va, allora si inventa un altro nome. Ok? E questa è una cosa, non so, vi ricordate, ieri sera ne parlavamo, insomma, c'erano i computer che avevano 64K, ecco, il computer con cui hanno mandato l'uomo sulla Luna forse non arrivava a 1 megabyte, cioè alla capacità di un floppy. Adesso il nostro cellulare sarebbe capace di mandare 10 astronavi sulla Luna come potenzialità di calcolo, però chiaramente noi dobbiamo adeguare il mercato, adeguiamo l'aspetto grafico, adeguiamo un sacco di cose, e quindi poi arricchiamo sempre di più la visualizzazione di queste informazioni, abbiamo bisogno sempre di calcolo. Siamo un po' il cane che si morde la coda. C'è una bellissima frase che dice, in the beginning was the command line. All'inizio era una riga di comando, C:// Quindi criminalità organizzata fa un largo uso di tecnologia. Dopo l'attacco di Capaci, vi do queste pillole di informazioni, così magari vi permetto anche di ricordare meglio, ci fu un provvedimento restrittivo, che chiaramente poi le persone oneste si lamentano, che dice ma questo è una lesione delle libertà personali, della privacy, in cui le compagnie telefoniche registrano come file di log anche la chiamata non senza risposta, cioè lo squillo. Questo perché, eppure dice, ma se io non rispondo, perché devo essere monitorato? Perché l'ordigno a Capaci fu attivato tramite uno squillo telefonico. Ed è importante quello squillo telefonico. Qualche mese dopo fu fatto un provvedimento con cui veniva registrato anche quello. Ora, che poi magari quello squillo può far comodo per analisi per problematiche afferenti allo stalking. Però immaginate che
essere monitorati anche per quello, comunque può dare un po' di noia. Reati finanziari fanno da padroni, perché chiaramente se la rapina veniva fatta con il cappuccio, adesso la rapina si fa tranquillamente da casa, tic tic, e adesso vedremo vari casi. Reati fiscali, riciclaggio è all'ordine del giorno, truffe telematiche, sfruttamento sessuale del minore, ne abbiamo parlato abbondantemente ieri, e più violazione del diritto d'autore. Tutte le volte, ripeto, io ci metto la mano sull'acqua che qui in quest'aula non è presente, però tutte le volte che abbiamo usato un software con un codice trovato sul web, qui non è mai successo, vero? Perfetto. No, mai successo. Infatti non, tutte quelle volte non in realtà è un reato, però qui non è stato mai commesso. Questi sono molto vecchie, perché chiaramente non faccio vedere cose contestualizzate, se non poi quando parleremo di politica. Però provate a ricordare, ci sono stati una marea di reati che sono stati commessi. Addirittura il reato più classico è quando l'operatore infedele dell'Agenzia delle Entrate o di Equitalia utilizza la password per togliere la richiesta di pagamento verso un cittadino. E quindi quello è chiaramente uno dei classici. Parmalat, trovati altri computer, i magistrati milanesi a Parma. Vi ricordate il caso Parmalat? Avevano dichiarato che il cartaceo dava l'azienda in bonus, cioè aveva le perdite, era tutto regolare. Dopodiché trovano due computer. Un computer era stato formattato l'hard disk, quindi cancellato. L'altro invece aveva tutti i dati. Chiaramente voi mi insegnate che un disco formattato non succede niente, perché si può ritrovare tutti i dati che sono all'interno. Chiaramente poi non è quanto i dati che possono essere ritrovati, si può fare tanto più bravo il tecnico, tanto più si possono ritrovare i dati che sono stati cancellati. Ma un disco formattato che il vostro computer dice è tornato come nuovo, in realtà non è tornato come nuovo, perché i dati si possono ritrovare. C'è chi dice che particolari software sono in grado di formattare ogni cluster dell'hard disk 7 volte e quindi di cancellarlo definitivamente. Io vi posso dire che un hard disk che veramente non è più in grado di dare i dati che sono stati inseriti in precedenza è aperto, spaccato e distribuito i pezzi intorno al pianeta, un po' qui, un po' là. Quello è l'unico modo per non farlo. Un CD, un DVD, infatti se voi vedete anche nei film, c'è sempre un forno a microonde vicino, nei film dei pirati, dei criminali informatici, c'è sempre un forno a microonde. Vuoi distruggere definitivamente un CD, un DVD, lo prendi, forno a microonde, 850, 5 secondi, si scioglie, e quello è l'unico modo per non far risalire il dato. Ma se la pellicola rimane anche appena appena, è graffiata e bucata, un hard disk spaccato in 1000 pezzi, comunque è possibile ritrovare i dati se io ho tutti i pezzi. Quindi i dati si possono sempre recuperare. Quanto più bravo è l'esperto di computer forensics o net forensics, tanto più in grado, tanto più facile recuperarlo. Poi me ne parlerà meglio il poliziotto che verrà la settimana prossima. Bullismo informatico. Una cosa carina sono i nomi. Adesso sui giornali ultimamente si è parlato di cyberbullismo. In realtà già questo articolo, che vediamo se c'è una data, no, non c'è, parlava già di bullismo informatico. I ragazzi coinvolti sono 10, tutti minorenni, i gruppi, cioè i ragazzini sono i primi poi ad adottare tecniche di offesa tra coetanei, e quindi ora si parla di cyberbullismo. Prima si parlava del bullismo informatico, c'è sempre stato, il fenomeno non è nuovo. Mandami su il pacco con le ragazze, le telefonate hard del principe Emanuele, anche qui sul computer sono state ritrovate poi le mail,
Questo è il caso che vide coinvolto Tavaroli, insomma, vari personaggi, tra cui Tronchetti Provera, che era l'AD di Telecom, intercettazioni. Chiaramente Telecom, in un regime all'epoca di quasi monopolismo, quindi monopolio, e quindi andavano a monitorare un po' di tutto. Virus informatico. Per anni si è parlato, vi ricordate che il virus, attenzione al virus, ora non se ne parla più, ma non perché i virus non esistono. I virus esistono e ogni giorno vengono prodotti. Ci hanno poi dei picchi, i virus ci sono appositi programmini che fanno dei virus. Chiaramente se sei ciuco ti usi quei programmini che usano tutti, se sei bravo ti compili tu un software maligno, che poi è uno script, un'applicazione, che in pratica immetti sulla rete e fa danni per un certo periodo. Chiaramente questo si fa ancora ed è normale. Perché adesso i virus non fanno più danni? È perché la cultura sulla sicurezza informatica degli utenti si è sviluppata. È difficile trovare un computer oggi che non abbia un antivirus, anche se gratuito, è veramente difficile e impossibile. Io mi ricordo che fra i vari esperimenti che facevamo era quello di inserire un computer senza antivirus o firewall. Il firewall è l'equivalente dell'antivirus. L'antivirus blocca i software maligni, il firewall monitora le porte di accesso alla rete e quindi blocca le chiamate in entrata al nostro computer che possono provocare un danno, il firewall. Sono obbligatori entrambi per legge, per le misure di sicurezza per la privacy, sia il firewall sia l'antivirus. Normalmente un firewall non è presente su tutti i computer. Non so se normalmente, insomma. Vuoi perché c'è una protezione un po' più alta da parte dei router delle compagnie telefoniche, vuoi perché insomma firewall è un po' più difficile entrare nel computer, però sappiate che si può. Domicilio informatico, violarlo è un reato. Chiaramente il diritto, come tutte le attività regolatorie della società, arriva sempre dopo i fenomeni delittuosi. Si parlava di domicilio informatico e questo poi è un caso molto importante, perché da analizzare. Quando c'è un domicilio informatico? Se la rete nasce, l'abbiamo visto ieri, per la condivisione dei saperi e della conoscenza e delle idee, quindi la rete nella sua genesi nasce non protetta, tutti possono sapere di tutto, tutti possono informare gli altri, quindi le misure di protezione non ci sono. Quando c'è un domicilio informatico? Facciamo un esempio. Io ho la mia casa, chiudo la porta, ho un recinto, chi entra senza il mio permesso va a fare una violazione di domicilio, giusto? Perché io ho dato dei paletti. In internet, se io condivido una cartella pubblica del mio Dropbox, del mio hard disk, quello che avviene nei canali peer-to-peer, io automaticamente non posso dire, utilizzando un canale, un software peer-to-peer, però quello è entrato e mi ha preso una risorsa che io non volevo condividere. Voi sapete, il peer-to-peer, sapete cos'è? Adunanza. Allora, lo dico brevemente per chi non lo sa. È un software che si installa sulla tua macchina client. Quando tu lo installi, apri una porta di accesso ad altri utenti per condividere una tua cartella. Quindi automaticamente nella tua cartella tu ci metti i film, l'audio, la musica, ti metti dei tuoi file Word, tutto quello che vuoi rendere pubblico. Questa cartella viene condivisa con milioni di altri utenti. Cosa accade? Che il software ti permette di fare una ricerca per nome. Voglio trovare tutti i film Via col vento.
Tutti quelli che hanno uno spezzone del film Via col vento, chiaramente condividendolo, permettono a un'altra persona di scaricare l'intero film. Ok? Cosa accade? Che chi non è in grado, all'inizio il peer-to-peer non destinava una cartella solo di condivisione, ti faceva condividici. Quindi in automatico i meno esperti condividevano tutto ciò che avevano su C, quindi anche la posta privata, le cartelle, tutto quanto. La regoletta simpatica era che se tu facevi col peer-to-peer, e ancora è possibile farlo, cerca punto estensione, mi pare che sia IAF, estensione di... è il file che raccoglie le credenziali di autenticazione al browser di posta, tipo Outlook, era possibile avere una lista di centinaia e centinaia di migliaia di questi file che tu scaricavi, importavi nel tuo browser di posta e automaticamente avevi l'account, la password di altri soggetti e scaricavi la posta come se fossero il computer di questi soggetti. Chiaramente in quel caso c'è da capire, c'è da analizzare. Il software, cioè il computer della vittima, era protetto o... Perché se io sbaglio e rendo tutto pubblico, alla fine non posso dire qualcuno è entrato illegalmente nel mio computer. Devo non avere la recinzione. Non avere la recinzione. Allora, la Cassazione ha detto il domicilio informatico, violarlo è reato. Tutte le volte in cui io decido di proteggere una mia risorsa tecnologica, e come faccio a proteggerla? Attraverso delle credenziali di autorizzazione e autenticazione, quindi delle password, del PIN, personal identification number, quello è il segnale che io ho posto un recinto, una demarcazione, affinché gli altri ne stiano fuori ed entrino soltanto quelli che io autorizzo. Ok? Questo è molto importante perché in ambito lavorativo c'è il cattivo uso di dire di comunicare la propria password. E quello è pericoloso tanto nei confronti di chi cede la password, tanto nei confronti di chi la usa. Perché? Facciamo un esempio. Giulio dice a Marco, Marco, questa io non posso venire oggi in ufficio, guardami la posta. Questa è la password, Pippo 12. Marco entra con Pippo 12 perché è stato autorizzato. Il giorno dopo, il primo dice, va in ufficio e dice, ma chi te l'ha detto che mi ha autorizzato? Ma come, me l'hai detto verbalmente? Mi hai detto usa la password? No. Come fa quello che ha utilizzato la password a dimostrare che effettivamente gliel'ha data? Quindi attenzione molto in ambito lavorativo alle trappole, perché è successo, sono anni di queste pazzie del web, che la gente si sia fatto proprio delle vere e proprie trappole, dei dispetti in ambito lavorativo. Cioè, ah, guarda, quella mi è password, sì, usa il giorno dopo. Ah, ma chi è entrato qui? Io? Ma chi ti ha autorizzato? Tu mi hai dato la password? Non è vero. Poi vale a dimostrare. Quindi stiamo attenti perché, soprattutto a quelli che danno le password facili, io non uso mai nulla. Raffigurando, così viene alla memoria, quelli che sono i reati informatici, banalissimo, clonazione di una carta di credito. Clonare una carta di credito ora è un po' più difficile, non impossibile, ma prima con la banda magnetica sarà facilissimo. È la cosiddetta attività di skimming. Sapete cos'è lo skimming? Clonare la banda magnetica della carta di credito. Poi lo vedremo, abbiamo proprio delle fotografie, vi mostro un po' di cose. Chiaramente sono molto vecchie, in modo tale che nessuno si senta... Oggi con la geolocalizzazione di ognuno di noi attraverso un cellulare è possibile, insomma, anche sapere dove siamo con un errore, uno scarto di errore molto minimo. Un'attività molto sviluppata, che comunque è pericolosa, è chi ha lo smartphone, vuoi l'Android, vuoi l'iOS, l'iPhone, quello di usare
la funzione trova iPhone. Che accade? Sapete che noi, cioè, si fa di tutto. E quindi che il marito geloso, che però molte volte è più esperto della moglie, dice: ah, senti, ti regalo l'iPhone. Dopodiché gli setta il trova iPhone all'insaputa della moglie, la moglie gira con l'iPhone e il marito ogni tanto accede e vede esattamente dov'è il device, nella borsa della moglie. E quindi è anche successo che magari nel motel di periferia si sia presentato il marito e ha detto: che ci fai tu qui? Il problema poi è un altro. La moglie inconsapevole dell'attivazione sul proprio computer di questa funzione può chiedere la condanna al marito per violazione della privacy? Esempio, anni fa
Per come avevi posta la domanda? Per come avevi posta la domanda? Se era... Sì, infatti. Reati informatici hanno una caratteristica, nessun limite territoriale o temporale. Non c'è un fuso orario. Io dal mio computer posso fare un reato informatico in Russia, lì sono le 4 del mattino, qui sono le 20 di sera, non assolutamente non c'è questo limite. Vi riporto alcuni casi veramente scolastici, simpatici. Questo è il caso che è stato chiamato, poi ogni volta si mette un nome carino, Mafia Boys. Questo è fu definito inizialmente partì come attacco terroristico, in realtà poi vedrete come è finito. Furono coinvolti, come vedete, Amazon come diciamo noi, eBay, la CNN, Dell, vari siti commerciali. Alla fine l'attacco, una volta trovato il computerino da cui è partito l'attacco, era a Montreal, in una zona periferica. L'attacco fu definito terroristico perché provocò un serio danno all'intero sistema economico online americano in quegli anni. Mi pare che siamo sì nel 2002. Fu svolto su scala globale. L'attacco ebbe multipli profili, quindi fu attaccato tanto Yahoo, tanto Dell, tanto eBay, tanto Amazon. Furono usate varie tecniche per colpire l'Internet Service Provider. Tutto questo alla fine fu fatto da un 14 years old, cioè da un ragazzino di 14 anni che l'aveva fatto dalla sua cameretta. Il ragazzino era molto bravo, un po' era stato aiutato da istruzioni che si trovano per fare degli attacchi. Ricordiamoci che c'è una tecnica che usano i pirati informatici, che è quella della dissimulazione. Che vuol dire? Io attacco il computer di Alessandro. Chiaramente io faccio l'attacco al computer di Alessandro punto punto, un attacco molto semplice. Poi vedremo gli attacco al computer di Alessandro punto 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 Alessandro. Quindi diventa un po' più complesso. Il cosiddetto shell, poi lo vediamo meglio, per ora recepitelo così. Quindi io per attaccare Alessandro passo da Erika, da Rossella, da Berti. Per arrivare a Alessandro faccio Erika, Rossella, Berti, Alessandro. Quando si va a fare la Net Forensics, se non si è molto bravi, bisogna ricostruire il percorso inverso. Quindi da Alessandro io vado a Berti e dico Berti mi ha attaccato, è lui il colpevole. Berti è estraneo. Questo è un attacco sotto forma di shell. Adesso io ho fatto l'esempio di quattro persone perché sono nomi di queste quattro persone, però sul web si attaccano passando da 1000, 2000, 5000 punti. Quando questo viene fatto è difficile ricostruire i 5000 punti, al contrario. E quindi questo è un primo attacco. Secondo attacco, io creo la dissimulazione. Una volta che l'attacco è andato a buon fine, quindi io ho prelevato i soldi di Alessandro, io pubblico online, in chiaro, nel deep web, la strategia di attacco. Quindi ci sono gli emulatori. Altre persone attaccano Alessandro. Chiaramente, se io ho già preso il suo conto corrente, magari non troveranno nulla. Ma a me cosa serve? Serve per creare, per complicare le indagini difensive che dovranno andare a ricostruire il mio attacco principale. Quindi c'è il cosiddetto effetto terremoto. C'è l'attacco, c'è il terremoto, l'onda principale. Poi, dopo che c'è stato un attacco, noi calcoliamo sempre che arrivino delle scosse minori, che sono quelli degli emulatori, cioè di quelli che nell'arco, considerate che nel web tutto questo accade nell'arco di pochissimi minuti o pochissime ore,
Poi dice, ma se io pubblico una cosa, come fa un altro subito a replicarla? È perché su milioni di persone che stanno collegate online c'è sempre quello che arriva prima e prende la... Vi è chiaro questo concetto? No, perché è un po' complicato. Sì, però cerco proprio di spiegarvelo così com'è, poi quando vedremo le slide sarà un po' più chiaro. Vabbè, il ragazzino ha preso 8 mesi di detenzione in riformatorio e poi è stato assunto nella sicurezza da qualche parte, perché è così. Gli attacchi sono sempre globali, questa è la difficoltà proprio. Se vedete nella slide, non c'è limite. Ecco, per attaccare per esempio un... si passa da più dorsali, poi magari lo vediamo meglio. Parliamo di cose semplici che tutti conosciamo. Una truffa informatica, la più elementare, la più stupida, quella proprio che bisogna essere dei babbioni per cascarci, ma ci sono tantissima gente che c'è cascata, è il, ditelo voi, il phishing. La più banale che esista. Il phishing costituisce un comportamento illecito potenzialmente integrativo di molteplici fattispecie penali rilevanti, perché è abbastanza complesso. Considerate che giuridicamente, quando è stato fatto il phishing, ora io ve ne parlo, sappiamo tutti cos'è, però arriva una banca 7 anni fa, 8 anni fa e dice c'è questo avviso, perché neanche lo chiamano truffa, c'è questo avviso che arriva ai nostri utenti. Qual è il problema? Uno inizia a dare un nome a questo fenomeno, così la gente poi dirà che sei un guru online. Due, inizia a capire che cosa è effettivamente successo. Tre, cioè, è veramente complicato. Alla fine noi ne parliamo quando è passato tutto il fenomeno e siamo ganzi. Dice, oh, quanto è bravo. Bravo una pizza. Bisogna capire innanzitutto come tracciare il phishing. Il phishing è i cattivoni che mandano alle persone un avviso. Il tuo conto corrente è stato attaccato. Inserisci su questa pagina la user e password perché dobbiamo provvedere alla sicurezza del tuo conto corrente. Non se ne parlava. L'utente in buona fede che fa? Clicca, perché il conto corrente è importante, inserisce user e password. In realtà non le inserite sul portale della propria banca o delle Poste Italiane, l'ha inserito su un sito dei cattivoni che hanno replicato in tutto e per tutto sul sito della banca delle Poste Italiane, però quel server è in Papuasia piuttosto che nelle Filippine, piuttosto che in India. Dopodiché arriva user e password, memorizzato, non faccio altro che prenderle, andare sul sito vero della banca, entrare con user e password dell'utente e fare le operazioni che si fanno. Lo ritenete difficile? È come andare per strada, sono le tipiche truffe che faceva Peppino e Totò nei film, vuoi comprare il Colosseo, è in costruzione, mancano solo le finestre. E c'era qualcuno che magari, chi ride perché ha avuto dei nonni che gli hanno acquistato il Colosseo, e tu? No, sì, scherzando. No, no, è proprio così, cioè, però guarda, deve essere finito, mancano le finestre. È classica truffa. Io mi ricordo che da piccino, ero già laureato, c'era uno che mi truffò 10.000 lire. Mi truffò 10.000 lire perché erano le prime volte che io andavo a Roma al Parlamento. E quindi trovavo, poi l'ho rivisto più volte nel corso degli anni, e in pratica uno che si avvicinava e diceva, senti, guarda, mi hanno rubato la borsa, mi hanno rubato tutto, io sono un imprenditore del nord, vedi, avevo l'appuntamento con, e ti caccia il biglietto da visita di un sottosegretario, di una persona e tutto quanto. Senti, mi puoi aiutare? Io ti prometto, sono una persona onesta, aiutami, dammi dei soldi, 10.000 lire, 15.000 lire, 20.000 lire, ora chiede 10-20 euro, perché ho famiglia, devo tornare. Allora tu lo vedi, ti dà un biglietto da visita, tutto quanto. Dicevo, guarda, sì, io presi 10.000 lire, che per me erano anche tante all'epoca,
Vedi 10.000 lire e poi ti fa: senti, siccome io ti voglio restituire questi soldi, io dici: no, no, guarda, no, no, dammi un tuo biglietto da visita. Quale migliore occasione di sfoggiare il mio biglietto da visita, regalo della laurea insieme alla borsa, con la scritta in corsivo, quelle cose orribili, stile inglese, che diede il mio biglietto da visita. Chiaramente che ha fatto? Lui dopo avrà usato anche il mio biglietto da visita per fare un'altra truffa a un altro. E quindi questa ruota vive di questo. Io poi l'ho rincontrato, me l'ha detto, guardi, un 15 anni fa ci sono già cascato, non ci casco più. Cosa ha insegnato questo elemento? Ha insegnato il cosiddetto social engineering, cioè il carpire informazioni tramite l'utente ignaro, l'utente in buona fede, e carpire delle informazioni. Racconto questo fatto perché risale al 2002 ed è andato in prescrizione. Quando noi facevamo i convegni di giuristi informatici, chiaramente discutevamo su queste cose e andavamo in un albergo. Vedevamo che l'albergo aveva il Windows 98, antico. Sei te che sei vecchio, cioè il Windows 98. Allora vedevamo che c'era magari alla reception il classico operatore bello tondo, anziano, tutto quanto, facevamo gli scherzi e chiamavamo con o dalla cabina telefonica fuori, o magari da un cellulare celando il numero cancelletto, 31 cancelletto, chi diceva, faceva pronto? Pronto è la Telecom. Senta, stiamo facendo un controllo sulla linea, lei ha il computer acceso perché... Sì, guardi, noi vediamo che lei c'ha la pagina di Windows, perché tanto ce l'aveva. Guardi, in basso a sinistra c'è scritto avvio, vero? Sì. Ok, clicchi. Vada, clicchi, programmi, accesso remoto, sì, beh, sì, guardi, mi legga ciò che legge, perché sta facendo un controllo di sicurezza, guardi, leggo che c'è, dovrebbe esserci la mail, sì, sì, la mail, facciamo un controllo, quindi diceva la mail, sotto che c'è l'account, sì, mi può ripetere la password, sì, ok, è andato tutto perfetto, guardi, abbiamo fatto un controllo, la linea è sicura, grazie, 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 chiudeva. 5 minuti dopo prenotavamo tutto l'albergo. Perché chiaramente però erano scherzi da prete, che eravamo proprio così, e ci divertivamo con poco. Quindi perché? Perché entravamo, non erano protetti i sistemi, quindi entravamo con poco, iniziavamo a prendere oppure la seconda notte che alloggiavamo lì, dalla stanza standard economy andavamo nella suite. Erano scherzi che facevamo perché in pratica, però ecco, non toccavamo mai l'aspetto economico perché comunque eravamo avvocati. Cioè siamo avvocati, però ci divertivamo con poco, con quello che era il social engineering, cioè era il prendere informazioni dall'operatore in buona fede. Ecco perché parlo sempre di cultura. Il reato è prescritto. E poi non era reato, insomma, scherzo. Banca Intesa. Caro membro di Banca Intesa, per i motivi di sicurezza abbiamo sospeso il vostro conto di operazioni bancarie in linea a Banca Intesa, dovete confermare. Questo è un phishing che era difficile che un utente ci cascasse, perché non è stato usato un italiano corretto, però ci permette di vedere che il sito www.bancaintesa.it/verifica_profilo è effettivamente abbastanza credibile. Cosa? Sì, peccato che quando clicchi non vai su Banca Intesa, vai da un'altra parte e l'ignaro utente in buona fede non se ne accorge. Noi per anni abbiamo spiegato che le informazioni riservate devono avere un HTTPS davanti, che non dava assoluta sicurezza, però era un piccolo passo avanti per spiegare di avere maggiore attenzione quando si naviga. Dopodiché si entra. Che le fattispecie di reato sono molteplici, cioè accesso abusivo, cioè innanzitutto la truffa, 640 ter, chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, telematico o intervenendo senza diritto in qualsiasi modalità su dati, commette questo tipo di reato, quindi la truffa. Poi c'è il reato di violazione del marchio, violazione d'identità,
quella che io prendevo il marchio registrato in Banca Intesa, lo mettevo su un altro, o di Poste Italiane, lo mettevo su un altro spazio. C'era una serie di reati, però chiaramente c'era anche il reato da parte della vittima, che da vittima si trasforma in criminale. E voi direte, perché? Mi è capitato che una persona si vede arrivare una citazione al giudizio per riciclaggio di denaro sporco. Questo che aveva fatto era, si era trasformato da vittima a criminale inconsapevolmente. Il 648 bis dice, afferma da avvocati, giusto? Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie relazione ad essi altre operazioni in modo a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione e con la multa quella. Che accade? Vi ricordate la truffa della principessa nigeriana, della vecchia ereditiera? Tutte le volte che c'è un paese andato l'Afghanistan, l'Iran, la Persia, dice guarda un paese dell'Africa, c'è stato il colpo di Stato, adesso gira quello sulla Thailandia, guarda c'è stato un colpo di Stato, la gente lo sa perché lo legge, lo sente in televisione, quindi è vero, io devo scappare, sono un alto dirigente di un'azienda, devo scappare da questo Stato. Sì, continuano ad andare, ci sono ancora. Sì, quella è la truffa che ti dice che è a Londra, però gli è stata rubata e ti chiede i soldi. Quello è un attacco che viene fatto su Gmail. Poi se volete ne parliamo, se no. E in pratica cosa accade? Ti arriva una mail che dice, ti prego, io ho il conto corrente, devo per forza trasferire all'estero i miei soldi. Ti posso trasferire 3.000 euro, poi me ne restituisci 2.500, 500 te li tieni. Sì. Dall'altra parte, dice, capito, faccio del bene tutto quanto. Arrivano i soldi 2.500, la persona che è onesta in buona fede, cioè i 3.000, trasferisce 2.500 su un altro conto e si trattiene 500 euro. Riceve un'altra mail, ti ringrazio, sei una persona onesta, posso fare la stessa cosa, magari adesso ti do 10.000 euro perché ho verificato che tu sei onesto, te ne trattieni 1.000. Ma quello diceva la miseria, per essere buoni sono già 1.500 porta a casa, e fa la stessa operazione. Gli arrivano i soldi, si trattiene 9.000 e trasferisce 9.000. Guarda, sei l'unica persona al mondo così onesta, ti posso trasferire 50.000 euro, te ne trasferisci 5.000. E quello dice, la miseria, ho trovato cioè, oh, se non è tutto quanto, e fa la stessa operazione. Sentite, vabbè, poi finisco questo fatto e vi dico cosa mi è accaduto reale. Trasferisce questi soldi. Cosa accade? Che questo trasferimento, in realtà, dall'altra parte, non c'è la persona che ha bisogno, ma c'è il pirata informatico che prende le credenziali, trasferisce i soldi degli ignari quei cittadini che gliel'hanno dato e dopodiché deve crearsi la copertura. Chiaramente il primo passaggio da soldi del truffato al missionario è in chiaro, i soldi che fa il missionario li fa girare su un conto molto molto particolare, magari Bitcoin, e quindi c'è anche questo problema di sviluppo dei bitcoin sotto il profilo della sicurezza, e quindi alla fine quella persona dice, cioè viene accusata di riciclaggio di denaro sporco, perché alla fine risulterà lui non solo che ha fatto riciclaggio, quanto dovrà attestare come mai 10-20 utenti che tu non conosci quel giorno ti hanno fatto questa truffa, cioè ti hanno fatto questo bonifico, e quindi passerà ai guai dell'inferno. Ah, questa ingenuità. Quindi attenzione, perché c'è una regola basilare internazionale, nessuno ti regala soldi. Cosa? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, comunque passi dei problemi perché ti risvoltano, ti girano come un calzino.
quindi è meglio evitare. Poi vedremo un caso vero di cui mi sono occupato, che veramente non mi ha fatto dormire la notte, però alla fine si è risolto. Io vado sul mio conto corrente un giorno e trovo 105.000 euro in più. E dico, vabbè, che lo studio va bene però. Chiamo la signora Giovanna, che è il nostro capo equip, la signora Giovanna, che è un mito, e dico, signora Giovanna, io la ringrazio, non è che ci metti magari in difficoltà poi con la dichiarazione dei redditi, perché 105, sono 100. Cioè, avvocato, non abbiamo fatto nulla. Come non abbiamo fatto nulla? Cioè, risulta. Vado, allora lì c'erano due scelte. Quella della persona inesperta che diceva, ti sono arrivati questi soldi, taci, fai un prelievo e poi... Due, la persona esperta invece che ho fatto, sono andata alla mia banca e ho detto, scusate, qua risulta questo versamento cassa continua, in contanti. Io non l'ho fatto. In pratica cos'era successo? Io il conto corrente in via del Corso, a Roma. In via del Corso, vicino, ci sono dei ristoranti molto VIP. L'incasso della serata di un ristorante era stato portato nella fretta, anziché digitare il conto corrente del ristorante, era stato digitato il mio, cambiavo una cifra, era stato digitato il mio conto corrente. Chiaramente che cosa accade? Che la banca, facendo dei controlli 6 mesi, 7 mesi dopo, perché tu depositi una cifra del genere, te ne accorgi, avrebbe comunque risolto l'operazione e quindi mi avrebbe tolto quei soldi. A questo punto, meglio fatto il mio dovere, dice, perché saresti stato scoperto? No, ho fatto il mio dovere, perché? E quindi niente, però dico, è capitato anche questo. Cosa è successo a te? Saluto Lecce, Australia. Allora, il phishing. Allora, il phishing è banalissimo. Ricapitolando, è una truffa, serve per riciclare anche il denaro sporco, si basa tutto su un tentativo di truffa. Se trovo il pollo, c'è la truffa. Se non trovo il pollo, rientra come tentativo di truffa? In un certo senso sì e no, magari siccome io commetto un illecito andando a simulare l'identità di una banca, di marchi registrati, come? Eh sì, in quel caso comunque è la banca. Un'altra truffa tecnologica che non riguarda il software ma l'hardware è la clonazione della carta di credito. Oggi è un po' più difficile perché abbiamo il chip, ma quando c'era soltanto la carta magnetica all'esterno era un po' più semplice. Per far leggere una carta di credito c'è bisogno del lettore di carta di credito, giusto? Quindi l'attacco dove viene fatto? No, sul lettore. Se io sostituisco il lettore della carta di credito posso leggere in maniera fraudolenta la carta di credito stessa. Vi è tutto chiaro? Dormite, rispondete. Ora arriva un tweet, l'avvocato Melica parla e la platea dorme. No, sto scherzando. Allora, come vi dicevo, questo è un lettore. Normalmente lo trovate inserito, questi sono vecchi, nei bancomat. Avete notato che da un po' di anni c'è una cosa verde che esce? Quello è per evitare... Prego? Per evitare che venga sovrapposto un altro lettore, e ora vedremo perché. Prego? Sì, io vi dico la verità, tanti anni fa, sto parlando, ecco, 2004-2005, andai a fare bancomat e vidi che si muoveva un pochino. Dissi, miseria, uno skimming. L'ho preso, lo staccai e dissi ora ci studio sopra, tanto non mi può accusare di averlo rubato, quindi mi portai a casa lo skimming, però che non riuscì a far funzionare perché il software era in una lingua asiatica che non so. Sì?
Quindi, sai, è un reato molto, è stato molto diffuso anche in Italia, perché realmente... Come avviene? Allora, questo è un lettore. E questo è un bancomat. Apparentemente sembra... Immaginate solo questo. Una volta che ho fatto la clonazione a carta magnetica, non ho... Cosa manca per farla funzionare? Il codice. Bravo. Allora. In pratica, vedete, si sovrappone un altro lettore, molto simile al precedente. Vedete, questo è quello normale, questo è quello taroccato. A sinistra, questo che... Aspetta. E quindi... Per esempio, queste sono fotografie di uno taroccato, si monta un'apparecchiatura che è in grado, una telecamera, proprio di vedere il PIN, il codice. Adesso i bancomat sono stati implementati da una telecamerina che fa delle fotografie quando si digita il PIN, quindi si vede poi per il riscontro della... Anche lì lo so perché... chiaramente in ambito familiare, cioè, mi hanno clonato la carta di credito, poi usciva il figlio, la figlia, la moglie, la fotografia che stava là che digitava. Capita di tutto. Perché poi quando si scoprono queste cose non sai manco neanche come dirglielo. Ma lei per caso conosce una ragazzina bellina con le trecce? Sì, è mia figlia, bene, abbiamo risolto. E vedete per esempio qua a sinistra che c'è il dépliant? In realtà il dépliant contiene una telecamerina che fa la... Poi ci sono i bancomat, sono stati attaccati con un modo semplicissimo, perché chiaramente la tecnologia viene data e poi c'è sempre da capire puoi sconfiggere la tecnologia o con tecnologia più avanzata, quindi il caso dello skimming, o con destrezza. Questo che vedrete è con destrezza da morire, perché veramente... Il pirata inserisce, fa un qualcosa al bancomat. Poi entra un anziano signore che prova a fare l'operazione. Cosa accade? Che il bancomat si mangia la carta. Il signore, come vedete, è anziano, magari non è molto esperto, si trattiene molto tempo. Dopodiché arriva il cattivone che dice, ma ti posso aiutare? Ah, se l'hai mangiata? È un problema. Allora, torna, queste sono le truffe del venerdì. Torni lunedì e recupera, la chiede perché si è bloccata, anche a me è successo. Ah, va bene, andiamo via. Non esce, non esce, non esce. Provi di nuovo. Il vecchietto, la vittima, digita il PIN, il truffatore vede che inserisce il PIN. Non funziona, si è bloccato. Ok, andiamo via. Torna il cattivone, fa l'operazione per conto del vecchietto e va via. Cosa è successo? Nei bancomat, inserendo un pezzo di plastica così, la carta non raggiunge il fine corsa, rimane bloccata, quindi non è attiva tanto per recepire il segnale, rimane nella prima parte del bancomat e quindi si blocca. Non può essere estratta se non tirando queste due, questa cosa di plastica, quella di imballaggio abbastanza rigida. Quindi che accade? Che si inserisce, chiaramente nero su nero, l'anziano non se ne accorge, non si vede nulla, si inserisce la carta rimane bloccata, vedete, poi la macchina, siccome viene fatto questo intaglio a W, la macchina poi gira, però non riesce poi a uscire, quindi rimane dentro. Può essere estratta soltanto tirando il nastrino. La cosa importante è che con la carta bloccata il vecchietto ha inserito il PIN, quindi io poi prendo la carta, inserisco.
Non lo sapevate? Tu sì, Berti, però non fai testo. Ti ho visto, sa che c'avevi la mazzetta di... Analisi di alcuni casi in relazione al codice penale italiano. Sniffing. Sniffing. Allora, noi vediamo adesso l'attacco e poi vediamo il codice come siamo andati a parare. Lo sniffing è semplicissimo. Fra il client, la macchina e il server c'è una connessione. Ok? Si attacca in questo caso non la macchina, ma il canale di trasferimento. Non so se vi ricordate o se lo sapete, su internet ci sono dei softwareini che permettono di intercettare i pacchetti che viaggiano su una rete domestica. Quindi si è capace di vedere cosa fa, cosa visualizza il monitor di un altro utente che non lo sa e che è collegato sulla stessa rete. Questo è pericoloso perché lo può fare anche tra tutti i computer che sono collegati a una Wi-Fi. Quindi io tutte le Wi-Fi gratuite o quelle degli alberghi che mi danno un PIN, io non ci entro. Volete sapere ieri sera il mio vicino di casa di camera cosa guardava? Perché è facile. Anche la wireless è tutto senza password. Cioè. Quindi magari facciamo attenzione ai dati sensibili con... Bene, anche perché non lo so perché... Togli l'audio. Sì? Allora, il PC d'ascolto intercetta e quindi intercettazione delle comunicazioni, intrusione nei canali di comunicazione, danni potenziali, se io digito la mia user e password nel canale di comunicazione e uno la legge, automaticamente al mio user e password e poi ci entra come vuole. 617 ter, chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni e quindi lo sniffing rientra in questa fattispecie di reato. Accesso non autorizzato, lo stesso, se io ho lo sniffing, ho le tue user e password, poi accedo, rientra il 617, ma anche l'accesso non autorizzato, così come dal 615 ter. Quindi tutte queste fattispecie il codice le va a prevedere. Chiaramente quando poi viene commesso da pubblico ufficiale, incaricato da pubblico servizio o da admin, cioè da... Administrator del sistema c'è l'aggravante perché chiaramente sei a conoscenza. Alcuni casi pratici tra duplicazione abusiva dei dati di uno studio commerciale da parte di un ex socio. La banca dati è di proprietà di colui che l'ha generata, se tu poi per alcuni motivi ne esci dalla società, vieni liquidato con dei beni, tutto quanto, poi non puoi portarti la banca dati perché altrimenti se non è contemplata nella divisione societaria commetti un accesso abusivo e quindi una violazione. E quindi questo è il caso di colui che era precedentemente autorizzato ad avere accesso alla banca dati, poi non è più socio della società, va via, si porta il database con 2 milioni di email che fanno parte di un mail marketing o quant'altro, comunque crea duplicazione. Vi ricordate il NetStrike? Migliaia di persone si connettono a un server e il server cade? In realtà poteva essere anche fattispecie di reato. Denial of service, il cracker accede con un flooding, un invio tramite un tool, ridonda le chiamate al server. Cioè, immaginate, dal mio IP chiamo l'IP della macchina del client, poi c'è un software che automaticamente dal mio IP genera in automatico un milione di IP che contestualmente, che sono virtuali, non sono reali, che contestualmente fanno la chiamata a quella macchina. Questo è un denial of service, cioè io da solo
faccio la chiamata. Il next strike trovammo un compromesso, in pratica poteva essere fatto senza l'ausilio di flooding, senza l'ausilio di macchine ridondanti, quindi se un milione di persone si connettono, un milione di persone tutte insieme, ok. Se una sola di queste persone fa un flooding, è reato. Però poi non c'è stato bisogno perché la tecnologia. L'effetto del flooding sulla macchina fa sì che il client richiedente il servizio in buona fede trova la macchina down a terra. Ok? Prego? Eh sì. Caduta della rete, riduzione. Questo viene preso come danneggiamento di sistemi informatici o telematici. In questo caso è la telematica che viene meno. Uso improprio di FTP, il computer della vittima, c'è l'attacco attraverso FTP su macchine non protette. Vi ricordate quando prima vi ho parlato di shell remoto? In pratica cosa accade? Io attraverso il shell, quindi passando tra, voglio colpire Alessandro, passo attraverso Berti, Erika, Rossella, colpisco Alessandro. Berti, Erika e Rossella sono ignari di tutto, hanno soltanto un computer non protetto. Ho un computer non aggiornato come sistemi di sicurezza, io lo trovo e quindi passo da varie shell e per attaccare il bersaglio, io attacco il bersaglio passando in realtà con Telnet da varie postazioni. Nella slide sono poche, immaginate migliaia e migliaia di postazioni. Usurpazione di identità l'abbiamo visto ieri, parliamo di un caso molto pratico realmente avvenuto. Un commercialista
Capitano dei casi tipo ok, togli l'audio.
quindi... Ma che servizi sociali? Là, che sono tutti figli dei pariolini, cioè le ragazzine che... dei parioli, avete visto chi era coinvolto? Non parliamo di una fetta disagiata che per vari motivi, cioè proprio... Abbiamo ascoltato, non... Quando tu becchi il figlio del general manager, del magistrato, che te fa? Allora andiamo avanti, per ultima cosa, il 615 ter legato a quello, caso pratico. Allora, quali sono le soluzioni occorrono? Sviluppare sempre una security policy. La sicurezza informatica è un processo in continua evoluzione. Ciò che oggi ritenete sicuro, fra un mese non lo è matematico, quindi bisogna sempre... Adesso pausa. Bene. Riguarda internet e politica. Chiaramente ognuno di noi ha le proprie preferenze politiche. E io non le metto in discussione, qualunque esse siano. Quello che vedremo, magari non cercate di personalizzarlo a seconda di un partito politico piuttosto che un altro, perché il mio scopo è mostrarvi come una cosa che dichiarai alla Camera dei Deputati nel 2008, io criticavo l'ingresso della politica in internet, perché lo avrebbe rovinato, e effettivamente così è stato. Noi oggi abbiamo una politica, allora, isterica, che trova sul web, in particolare nei social network, la sua espressione peggiore. Io voglio dimostrare, quello è il mio scopo, che la politica, la buona politica deve fondare le proprie basi su ideologie, su soluzioni e non sulla comunicazione. Per i più esperti di comunicazione sanno che la politica, sino a un determinato periodo storico, questo non in Italia, in tutto il mondo, si è basata per il 90% su ideologie, il 10% su comunicazione. Da qualche anno la politica è diventata un prodotto di marketing in cui il 95% è comunicazione, il 5% è legato a idee, soluzioni e visioni di ciò che si vorrà fare. Siccome su questo sono un tantino preoccupato, perché mi rovinano il web, anzi il web è morto, l'ho dichiarato un paio d'anni fa, ho detto il web è morto, riprendendo la frase del direttore di Wired, della rivista di innovazione statunitense, Anderson mi pare che si chiami. Io ho scritto il web è morto, ho creato un caso, perché poi tutti dicono: oh, come tu sei per il web, sei per internet, ti dichiari che il web è morto? Sì, il web è morto. Chiaramente per me non è morto internet in sé per sé, perché lo usiamo, quindi vuol dire che è vivo. È morto il web nella sua genesi. Il web era uno strumento di condivisione che doveva cambiare la società, invece la società ha distrutto il web. Noi oggi abbiamo il web come la fogna della nostra comunicazione. Avere dal web delle risposte propositive, oggi le devi andare proprio a cercare col lumicino, mentre prima bastava aprire il web, evitando chiaramente il 90% dei siti porno che c'erano negli anni, nel secolo scorso, però era più scientifico, più costruttivo. Adesso è soltanto chiacchiere, l'abbiamo visto ieri, è spazzatura. Un'altra cosa che a me preoccupa tantissimo, sino per i più esperti del web, vi ricordate prima dell'evento di Google c'era AltaVista, che era un motore di ricerca. Ve lo ricordate bene o male? Essere visibile sul web significava registrare un dominio per 10 dollari, 15 dollari, avere uno spazio e iniziare a pubblicare con quello che era front page piuttosto che
un CSS, cioè un programmino che ti permetteva dal tuo computer di casa di pubblicare delle informazioni online. Non bastava solo quello per essere visibile dai motori di ricerca. Poi è arrivata la massa e ha fatto sì che per essere visibile non è venuta meno quella libertà di essere visibile online. Immaginate, io vado, entro in una stanza piena di persone, inizio a parlare e gli altri mi ascoltano. Magari anche gli altri iniziano a parlare, però bene o male io non ho bisogno di nient'altro se non la mia voce per farmi ascoltare dagli altri. Immaginate internet, questa stanza piena di gente, sino a un determinato periodo risalente a 15 anni fa. Dopo, io per entrare in quella stanza ho bisogno di un megafono, poi oltre al megafono ho bisogno del megafono e due casse da 60 watt, e adesso ho bisogno di un megafono, 10 casse da 100 watt per essere ascoltato e per essere visibile. Si è perso quella forma genuina di comunicazione. Per fare un sito, prima occorrevano due strumenti e tanta buona volontà. Oggi il sito costa nulla, si spende in SEO, attività Search Engine Optimization, che permette di essere visibile ai motori di ricerca e quindi visibile online. Si spende tantissimo per il social media marketing, per essere visibile nei social network. E se non hai tutte queste risorse, tu puoi essere la persona migliore in questo mondo, non sarai visibile. Quindi, per me, il web è morto nella sua spontaneità iniziale. Potete essere d'accordo, non potete essere d'accordo, questa è la mia opinione. Internet e politica. Fotografia. Estrema sinistra, la versione di Al Jazeera. Al centro è quella originale, a destra è la CNN. Per far capire come una stessa immagine può essere, la stessa immagine noi la definiamo, la modifichiamo mostrando soltanto un pezzettino e cambia l'intero messaggio. L'originale cosa dice? Che due soldati americani, uno disseta il prigioniero, l'altro lo tiene sotto il controllo del mitra. In quella di Al Jazeera c'è un soldato che probabilmente non si sente bene sotto la minaccia del fucile. La versione degli americani è che, vedete come siamo buoni? Dissetiamo il prigioniero. Però noi avvocati siamo abituati perché ci insegnano, c'è la verità storica e poi la verità processuale. Questa è, cioè, la verità storica e la verità della comunicazione. Chiaro? Nei social network viviamo sempre più lontani dalla verità storica. Oggi non siamo più in grado di conoscere la verità. Ecco perché bisogna seguire fonti che riteniamo autorevoli. E quando si è autorevoli e credibili? Non subito, ma nel corso degli anni. Io ho un sito, sotto un cielo di bit, che il nome mi è stato dato, è stato scelto da una comunità in base al mio pensiero, dove io pubblico i miei deliri digitali. Quando mi viene in mente qualcosa, pubblico. È un sito che non ha attività di SEO, perché non c'ho tempo, non mi va. Quando pubblico 8-10 articoli al mese, perché di più purtroppo ho il lavoro che mi impedisce di farlo, faccio dai 30 ai 40 mila accessi mensili. Cosa vuol dire? Che nella comunità del web io sono credibile, quando scrivo una cosa magari mi seguono. Se non scrivo nulla la gente non viene. Non ho bisogno in continuazione di spingere il messaggio. Ma quello che io sono riuscito a costruire ci ho messo 15 anni, 18 anni per farlo. Se adesso uno volesse partire e avere un ritorno economico, quindi ha bisogno di 30.000 persone che al mese ti vedano, un numero insignificante, perché oggi per esistere hai bisogno di 300-400.000 persone che al giorno ti vedano, quindi il concetto è totalmente diverso, hai bisogno di spingere, di usare delle forze anabolizzanti per essere visto nel web. Allora, questo è per capire come un'immagine. Quello che in alto a sinistra vedete è la prima bufala
che è uscita dopo 6 ore che Monsignor Bergoglio era stato proclamato Papa. Che cosa voleva spiegare? Voleva spiegare che la persona di spalle che dà l'ostia è Papa Bergoglio, Monsignor Bergoglio. La persona che riceve l'ostia è il dittatore argentino che è accusato di crimini contro l'umanità. Cosa? Io fui tra i primissimi, anche perché l'ho letto con il gesto, quindi stavo a uscire con un articolo in cui spiegavo che la controinformazione verso un fatto così sconvolgente di avere una persona che culturalmente aveva poi quello che si è rivelato, quindi una concezione molto aperta della Chiesa, una concezione della Chiesa molto povera, una concezione di una Chiesa di servizio, tutto quanto, poche ore dopo si disse, ma questo è uno che ha dato l'ostia al dittatore. Primo, la persona di spalle ci assomiglia ma non è lui. Non è lui. Però che cosa è successo? È successo che per ore e per giorni la gente ha creduto che la persona che era diventata Papa era effettivamente uno legato ai poteri di destra e dittatoriali in Argentina. Ricordatevi che fa sempre più notizia, fa sempre più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ci è voluto parecchio tempo, poi alla fine, insomma, non è lui. Sotto vedete l'immagine di un... Cosa? Sì, palese che non è lui, però quando tu mandi nell'immediatezza, quando la persona ancora non ha quell'esposizione mediatica che tutti lo conoscono, la gente a questa ci ha creduto. Guardate, io l'ho detto durante una trasmissione TV 2000, che è una telepace, insomma, sono cose cattoliche, io dissi, perché mi avevano chiesto un parere su Pontifex, sul fatto che il Papa fosse presente su Twitter. E io spiegai che quello non andava visto come l'utente Papa che è su internet, ma come l'istituzione, come può essere la casa, la White House, che entra su Twitter e quindi fa. Perché diceva, ma come mai, le critiche erano, Pontifex ha 1 milione di fan, di following, e segue 0. Perché non entra in Twitter con l'idea di dialogare e di assumere, è un canale di comunicazione, quindi per tale va visto. Noi a Papa Benedetto XVI, quando è stato eletto, il giorno dopo uscì il pastore tedesco. Chiaramente è stata già lui di suo, no, sì, già lui di suo non fosse tutta questa simpatia, perché teologo, però è stato secondo me un papa di una immensità mostruosa, perché la sua rivoluzione, se oggi abbiamo questo papa che piace a tutti, è perché lui ha pilotato tutto. E considerate, ha pilotato tutto, cioè nel senso ha rinunciato al pontificato, se non avesse rinunciato magari non avremmo avuto questo. Ed è una persona anziana a cui gli hanno trafugato la posta privata, hanno messo le mani, l'hanno tradito chi gli stava vicino, quindi immaginate anche sotto il profilo umano che cosa gli possa essere successo. Quindi ho grande stima dell'uomo che poi ha ricoperto quell'ufficio. Quindi, detto questo, perché serve nella massa insinuare la maldicenza, insinuare il complotto, insinuare il pericolo? Perché le masse oggi sono distratte, ignoranti, ed è facile attraverso un mezzo veloce ed efficace come internet poterle manipolare. Perché ignorano. Anni fa, un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, io scrissi, lo trovate sul mio blog, un pensiero svelando quello che era le strategie di distrazione di massa. Girava su internet una dichiarazione, era: io dichiaro che questo mio profilo appartiene a me, che tutti i governi devono rispettare, che era una bufala. Cioè, non era una bufala, chi l'avrà fatto con uno scopo.
In pratica la gente condivideva questa cosa e lui diceva: siccome io ho dichiarato questo, tu non puoi vedere i miei dati personali. Vi ricordate? Io feci un articolo che fece all'epoca 10.700 condivisioni dalla mia pagina, perché tutti chiaramente dicevano: vedi che questa è una bufala, vedi che questa è una bufala, vedi che... cioè non ha un supporto giuridico. Io spiegai che queste operazioni sfruttano le strategie del virus per verificare, uno, quanta propagazione c'ha un'idea malsana in rete. Quindi tu sai quanta gente è permeabile a un tuo determinato messaggio. Sono delle prove, dei training politici. Se io parto online con una campagna sulle scie chimiche e so che 25 milioni nel pianeta ci credono, saranno quel target che io, tolte le scie chimiche, un domani dirò che le sirene esistono e ci sarà una di queste 25 milioni che ci crede, se non tutti i 25 milioni. Quindi stiamo attenti, perché oggi internet, saputo usare per scopi, tra virgolette, particolari, è una macchina distruttiva. Non perché le intelligenze migliori sfruttano questo sistema di comunicazione immediato veramente per fare il lavaggio del cervello. Quindi attenzione. Noi in Italia usiamo beffeggiare. Noi abbiamo i processi mediatici, ma abbiamo anche quando si insinua un sospetto su una determinata persona. In questo caso in cui ci siamo occupati, una foto normale, però chiaramente sulla ragazza, per una particolare evidenza grafica, è stata chiaramente accusata su delle determinate cose. Quindi da una foto è ben fatto tutto. Quello di pubblicare il cane impiccato o altre cose shock molto forti permettono non di creare, come si vuol far credere, uno spirito educativo verso il rispetto per gli animali, ma serve per vedere quanta gente si schiera per questo, come possiamo fidelizzarla. Questo, gli psicologi sono uno, due? Chi è psicologo? Solo tu? Tu sei un collega? Appassionato? Ok, lo psicologo mi insegna che ci sono gli strumenti per le sette. Noi oggi sul web abbiamo la stessa strategia di comunicazione che fanno le sette. Devo fidelizzare in modo tale che se un domani risulta che io abbia rubato, avrò milioni di persone che diranno: non hai rubato, perché non hai rubato. Ma perché? Perché lui non ha rubato. Quindi il messaggio politico che passa è... Però non fate paragoni, io ne parlo sempre in generale. Gli altri rubano, noi siamo onesti, e quindi anche se scriviamo non sappiamo la differenza fra nubile o celibe, oppure scriviamo che crediamo nell'esistenza dei chip sottopelle o di altre cose, però sul fatto che noi siamo onesti abbiamo il passepartout per essere considerati in determinati contesti. Ok? Perché si costruiscono queste tipologie di, tra virgolette, sostenitori, fan, adepti, con determinati messaggi nel tempo. Ma è molto in generale, non pensate a posti, a cose politiche. Prego? Sì? Sì. Io li devo fidelizzare su determinati tipi di messaggi. Nel momento in cui io voglio, perché li ho fidelizzati, su un determinato tipo di messaggio, io sposterò lo schieramento di queste persone più o meno da qualche parte. Io li devo fidelizzare. Il giorno che dirò: ho visto un asino che vola, questi mi diranno: sì, è vero, tutti noi l'abbiamo visto. Perché sono delle strategie. Sì. Nel senso, io comunque sono più o meno le stesse tecniche che ci sono state per la pubblicità o sui giornali. Certo. Cioè solo che le hanno trasferite sul... Certo, però
chiaramente sui giornali tu hai un pubblico ristretto perché è quello che acquista il giornale. In altri contesti qui invece hai un effetto di costante di crescita dell'individuo per un determinato tipo. E quindi poi alla fine si perde un attimino, non la razionalità, l'analisi di una determinata cosa, e quindi alla fine oggi la comunicazione realmente è molto particolare, e io inizio nei miei studi, nei miei deliri digitali, ad aver paura di ciò che accadrà dopo. Perché io posso far passare un ladro per innocente, un farabutto per una persona onesta. Attenzione, che poi la gente molto 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 ci crede. Se tu ci fai caso, i popoli di estrazione latina sono più soggetti, sono più facili a entrare in questi meccanismi contorti. Le società di comunicazione politica nell'America Latina decidono a priori con messaggi particolari chi deve vincere o meno le elezioni. Quindi attenzione, perché è arrivato anche da noi questa... Il fatto di inculcare, però non fate paragoni con la nostra situazione. Dire io sono vittima di un organismo giurisdizionale dello Stato significa che anche il cittadino normale si senta dire anch'io sono vittima. Alzare i toni televisivi in un dibattito significa che anche nella riunione condominiale si alzino i toni invocando democrazia e quant'altro. Io mi sono trovato a un'assemblea condominiale in cui chi si opponeva a determinati lavori ha detto non volete fare così, basta, e qua non c'è democrazia. Senza dimenticare che ubi maior minor cessat, avevano le stesse frasi dialettiche comunicative che si sentono in altri contesti, che non sono quelli dell'assemblea condominiale. Quindi attenzione, perché al di là dello spirito imitativo e quant'altro c'è questo... Possiamo togliere l'audio?